Allora vediamo un articolo interessante per i motociclisti. Questo nasce per i motociclisti, ne ho già provato uno molto simile a questo e devo dire che me ne sono innamorato. Una delle cose che odio particolarmente della mia moto, ma anche tante altre, è che a determinati regimi la vibrazione del manubrio alle volte dà fastidio e porta anche un certo indolenzimento alle mani. Per cui avevo provato già da, anzi sto provando e sto utilizzando già da un 5-6 mesi dei copri manopoli di questo tipo, che sono fatti in un materiale che sembra neoprene, penso sia neoprene, e hanno il grosso vantaggio di, come si può dire, togliere completamente le vibrazioni, non so come dirlo. Io mi sono trovato davvero molto bene, tant'è vero che anche nei lunghi viaggi non ho più quel problema, quella sensazione di formicolio, per cui se anche a voi capita di avere quella sensazione di formicolio, normalmente è proprio dato da frequenze, vibrazione ad alta frequenza, che alla lunga, comunque, magari non dopo 10 minuti, ma dopo mezz'ora, un'ora di utilizzo, soprattutto magari a regimi costanti di velocità, possono creare questo indolenzimento. E io devo dire che da quando le ho utilizzate non ne farei più a meno. È vero, la manopola diventa leggermente più grande, comunque stiamo parlando di uno spessore di, alla fine comunque un aumento di diametro di almeno 6-7 mm. È vero che col tempo poi tende anche ad assottigliarsi, per cui io l'ho preso di scorta perché erano in un'offerta e ho detto beh, me le tengo che male non fanno. E, però ecco, ripeto, quelle che sto utilizzando adesso da 6 mesi, se avrò già fatto un buon 5-6 mila chilometri, devo dire che sono ancora perfette, per cui può essere che durino anche molto di più. In ogni caso, ripeto, penso che siano i 10 euro meglio spesi sulla moto per garantire un livello di comfort ancora superiore, e anche soprattutto perché le vibrazioni almeno a me davano particolarmente fastidio e mi lasciavano comunque un formicolio alla mano che alla lunga comunque ecco, era fastidioso. Va bene, in ogni caso vi lascio il link, l'ho preso su Amazon, mi sembra che costino meno di 10 euro, per cui poi magari con delle offerte scendono ancora, per cui però tendenzialmente stiamo parlando di grandi cifre e secondo me sono soldi spesi bene. Il mio consiglio è quello di provarle, male che vada le restituite, non succede nulla e Amazon ha un servizio clienti che diciamo che normalmente non fa problemi per riprendersi i prodotti e restituire i soldi pagati. In ogni caso vi invito anche, se avete voglia, ad iscrivervi al canale, e se il video vi è piaciuto, vi è stato utile o semplicemente vi ha fatto scoprire qualcosa di nuovo, lasciate anche un like, sicuramente ci fa piacere. Grazie e alla prossima!